Sono già una quarantina gli imprenditori che hanno firmato una petizione da consegnare alla provincia di Barletta Andrea Trani per far sì che vi sia un incontro chiarificatore della situazione dei lavori sulla strada provinciale 1 Andrea Trani. I disagi delle aziende presenti sui 9 chilometri interessati dal raddoppio sono all'ordine del giorno e creano non poca apprensione per i tanti danni che ne potranno conseguire e che già in queste settimane si stanno verificando. Dalla larghezza delle complanari assolutamente insufficiente per permettere ai grandi auto articolati di entrare e uscire dagli accessi delle aziende, sino all'inversione di marcia che attualmente non è prevista per l'intero tratto raddoppiato. I sensi unici delle complanari, infatti, e la mancanza del ponte centrale di inversione, per la mancanza di fondi, rischiano di incidere in modo assolutamente esoso nelle tasche delle stesse ditte che si trovano ad affrontare anche 18 km in più per uscire e rientrare. È il caso della Titex, azienda proprio al confine tra Andria e Trani, a poche centinaia di metri dalla rotatoria che immette nella città federiciana e che vede complicarsi non poco la sua attività quotidiana. No, è un problema serio per noi, almeno per noi e altre aziende pure, che non hanno l'accesso per quanto riguarda i bilici all'entrata. È difficoltoso, molto difficoltoso, tant'è vero che abbiamo avuto dei danni precedenti e stiamo spendendo soldi anche per allargare adesso il cancello. E sono soldi che non dovevamo spendere noi. I guardaral devono stare distante 6 metri e mezzo, non 5 metri e mezzo, che nei 6 metri e mezzo si riesce il bilici a entrare, autotreni, tutto, con tanta facilità, mentre stiamo avendo a tutt'oggi i problemi che si bloccano gli autotreni e si forma una fila enorme attorno al circuito tra l'Andria Trani. Noi abbiamo chiesto che, se è possibile, fare una rotatoria, se non vogliono spendere i soldi sul ponte, fare ponte, perché può essere che non ci sono soldi, fare una rotatoria vicino al semaforo, dove stava prima il semaforo, e quindi agevola un po' tutta la circolazione del sistema. Ecco, questo è l'altro grande problema, in realtà l'inversione di marcia, cioè nel senso non esiste un'inversione di marcia perché il ponte, come hanno detto, non c'è. Si sarebbe fatta l'inversione di marcia, cioè tu giri, faciliti un po' il sistema. Io vedo Lecce, tutta la zona di Lecce, lì ci sono delle rotatorie enormi a tutte le parti. Com'è qui non si riesce a fare una rotatoria? Qui parliamo di una rotatoria, risolve il problema totale per quanto riguarda gli accorciamenti per agevolare le aziende, che noi facciamo tanti chilometri al giorno, facciamo, che io specialmente che esco sempre, quindi certe volte sono costretto a fare quattro volte, quei quattro volte faccio 15 per 4, 60 km, 50 km, cioè non è normale, stiamo fuori dalla norma. C'è stata una risposta da parte della provincia? Ma per il momento non abbiamo avuto niente, quindi aspettiamo tra la provincia, che sta la viabilità a fare, a costruire, se riescono a farla per noi. Poi per quanto riguarda dopo le entrate dentro agli opifici, sarà sempre un problema perché, essendo stretta la carreggiata, quindi ci sarà sempre quel problema. Allora io mi sto arretrando un po' indietro, spendendo soldi.